Ciao, io sono Stefania Balducci, candidata numero 3 nel Movimento Rete, nella coalizione Democrazia e Movimento. Sono qua perché vorrei solo far capire che la politica non è tutto merda, non è tutto schifo. La politica è delle persone che la fanno, quindi siamo abituati a vederla schifosa perché l'hanno resa schifosa, cioè servono persone normali, concrete e che cambino questo aspetto della politica, no? Alla fine il Movimento Rete deriva da persone semplici, lavoratrici, che facevano parte di associazioni e tuttora ne fanno parte, comunque danno una mano a livello di volontariato, ma a parte quello abbiamo il stretto contatto con le realtà che esistono, le problematiche del paese. Perché? Perché vediamo, il nostro sistema è stato affossato dalle persone che si sono approfittate del benessere che c'è stato finora. Oggi sappiamo di che provenienza era quel benessere. Quindi è giunta l'ora di rimboccarsi le maniche, di dire ok, tocca a me e diamo speranza alle nuove generazioni. E per farlo dobbiamo avere persone in grado di ragionare in un'altra maniera, in grado di non pensare solo a se stesse, e in grado di voler bene veramente al proprio paese, al prossimo e al proprio vicino di casa, non per finta. Abbiamo bisogno di persone che non sostengono i grossi poteri, ma che sostengono le piccole e medie imprese, di cui noi a San Marino ne siamo pieni, cioè per quelle che hanno ancora il coraggio di rimanere in piedi. Io vorrei uno Stato equo, vorrei uno Stato dove non si parla più di dipendente paraculato in PA, dove non si parla più di gente, di lavoratori di serie A e di serie B, perché in base alle normative dipende quando sei nato, quando entri nel mondo del lavoro. Vorrei un congresso di Stato dove non ha tutti i poteri che ha attualmente, perché attualmente hanno il controllo territoriale totale in degli ambiti come il potere concessorio, per esempio, per il rilascio delle licenze. Cioè, ritengo che se le normative sono scritte, chiare, si deve pensare alla pubblica amministrazione, non un segretario di Stato a dire se io posso o non posso aprire un'azienda. Ecco, non volevo farla lunga, ma gli argomenti sono molti e vorrei solo che vi ricordaste di quando andrete a votare il 20 novembre, di ricordarvi delle persone che ci sono state finora. Cosa hanno detto che avrebbero fatto e cosa in realtà hanno fatto. E anche il perché non sono riuscita a farle, perché magari i motivi possono essere mille, ma sicuramente se qualcuno vi è venuto a chiedere il voto in cambio di qualcosa, ha alla base qualcosa che non va, c'è. Dobbiamo cambiare noi, cittadini, e dobbiamo cambiare le istituzioni. Dobbiamo cambiare perché i tempi ce lo chiedono, le nuove generazioni ce lo chiedono e abbiamo bisogno di tornare a parlare di comunità, non più di io questo, te hai l'erba più verde, io no, allora lo voglio anch'io. Abbiamo bisogno di ritornare un po' dalla normalità delle cose, perché molto benessere sperperato, tra l'altro, in giro. Siamo stati, come siamo stati? Siamo stati un po' così, scialacquatori, e alle nuove generazioni non rimarrà più nulla, quindi facciamo ammenda, cercando di tornare un attimo sui nostri passi e affidandoci a persone che io riconosco nel Movimento Rete, cioè perché lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo dimostrato in consiglio e sono convinta che anche al governo dimostreremo di essere in grado di mantenere quello che diciamo e quello in cui crediamo, perché altrimenti lo facciamo con spirito di servizio, non lo facciamo per guadagnarci qualcosa o una poltrona o guadagnarci, non so, il buon nome. No, siamo semplicemente persone semplici che hanno a cuore il proprio paese, come dovremmo fare tutti. Quindi il 20 novembre votate la coalizione Democrazia e Movimento, soprattutto Rete, la lista Rete ovviamente. E buon voto e buona vita a tutti. Ciao.